Buonasera e ben ritornati ad un nuovo appuntamento con il Laboratorio Salute, il nostro salotto, un piccolo giardino zen virtuale dove noi ogni settimana possiamo coltivare tutto ciò che fa bene al corpo, alla mente, allo spirito e all'anima. Questa sarà sicuramente una bellissima puntata dove potremmo veramente sperimentare e lo facciamo con due graditi ospiti che incomincio subito con il presentarvi. Abbiamo qui con noi Domizio Cipriani, buonasera e benvenuto nei nostri studi. Buonasera. A voi. Grazie. Un viaggio lungo perché lei è presidente gran priore magistrale dell'Ordine dei Templari di Gerusalemme del Principato di Monaco. Esatto. Quindi ha fatto un lungo viaggio, è arrivato direttamente da Monaco. Esatto. Oggi non è in veste, diciamo, ufficiale del cerimoniale, ma è qui per raccontarci, soprattutto per parlare di alchimia, farci un po' di resoconto di storia e per parlare appunto di tante cose innovative che vengono poi anche racchiuse e raccontate nel libro che lei ha scritto che si chiama Templari e Rosa Croce, l'Ordine di Oriente. Esattamente. Che cos'è questo libro? Allora, fondamentalmente abbiamo deciso, come è scritto nel libro, di svelare alcune conoscenze antiche che sono state fino al momento tenute un po' riservate. Abbiamo deciso di renderle di dominio pubblico per tutti coloro che sono interessati, al fine di poter trasmettere una metodologia per poter vivere meglio la propria quotidianità nella pace, nell'altruismo e nella gratitudine e nell'abbondanza. Ecco, la cosa che mi ha incuriosito di più è questo sottotitolo che è Ut a prudentia silere. Esatto, che cosa significa? Il mio blasone cavalleresco e praticamente vuol dire cogli la saggezza dal silenzio, che è il mio aforisma e per me è stato il mio risveglio spirituale. C'è anche un proseguo, no? Il silenzio. E usa il silenzio per creare. Ecco, capite che dietro ai cavalieri dei Templari si nasconde comunque un po' di curiosità, no? Non si sa bene chi siano, che cosa facciano, da dove vengano, se effettivamente sono possessori di quella verità che arriva dagli insegnamenti antichi. Quindi io sono onorata, la ringrazio per averla qui. Condivideremo, racconteremo, faremo vedere anche alcuni video, alcune fotografie di queste sue ricerche, queste vostre ricerche, perché poi lì a Monaco avete fondato un'accademia. Esatto. Dove insegnate l'alchimia, quella diciamo appartenente all'ordine cavalleresco. Allora, fondamentalmente c'è da sapere, come abbiamo indicato bene nel libro, in base a tutta la bibliografia e tutti i documenti storici che ci sono stati trasmessi dai nostri predecessori, che praticamente il Tempio, l'ordine del Tempio aveva due parti, la parte esterna che erano i combattenti, quelli che hanno partecipato alle crociate, e la parte interna che era la parte, diciamo così, segreta, che era l'ordine di Oriente. Se di lei fa parte di quella, del filone di trascendenza proprio dell'ordine antico, tant'è che come vedrete all'interno del libro c'è il mio diploma di Cavaliere di Oriente. E l'anno, noi siamo nel 901 anno ordine, cioè dal 1118 a oggi, ma siamo nel 9901 anno segreto ordine d'Oriente, perché queste conoscenze sono state trasmesse non solo da bocca a orecchio, ma sono state trasmesse anche con della documentazione dagli antichi abitanti di Lemuria, Mu, Atlantide. Poi arrivarono fino agli Esseni, dove la Maddalena, che è, diciamo così, la nostra patrona, e praticamente l'altra parte invece arrivava dall'est, arrivava dalle conoscenze taoiste o dalle conoscenze di Gengis Khan, e arrivarono fino ai Nazirei. E ricordo che Gesù era un Nazirea, quindi per cui erano degli ismailiti molto colti, sufi, che praticamente avevano creato la Casa delle Scienze a Babilonia, dove già si studiava alchimia, studio del cosmo, matematica, fisica, c'era già la carta stampata, c'erano le università, quando nel 1100 l'Europa era praticamente illetterata. E diciamo così che ai giorni nostri
Tutti i nostri studi sono rivolti al risveglio delle coscienze, della parte divina che è dentro in ognuno di noi, e l'alchimia è sempre e sarà sempre una cosa molto semplice, perché se la rendono complicata è solo per non renderla accessibile. E soprattutto l'alchimia deve essere vissuta all'interno di noi stessi. Nella quotidianità, no? Nella quotidianità, perché il risveglio della nostra parte divina, diventare, diciamo così, creatori, diventare causa e non effetto. Poi sicuramente... Ecco, scenderemo nel dettaglio perché esatto. Sono tantissimi gli argomenti che dovremo trattare insieme, però se mi permette presento anche l'altro Certamente. Ospite. È un personaggio molto particolare, insieme a Domizio ho il piacere di presentarvi il dottore Giovanni Maria Vota. Buonasera, Namaste. Benvenuto. Lei è torinese, quindi ha fatto meno strada per venire qui ai nostri studi. È ingegnere elettronico ed informatico, imprenditore, e ha ideato un metodo che si chiama Spiritual Coach, Quantum Coach, ipnotista spirituale, e ha ideato un altro metodo che si chiama Spiritual Quantum Regression. È anche conferenziere, docente e autore di varie pubblicazioni sportive e scientifiche, ma anche spirituali. Allora, è stata una scoperta, la ringrazio anche lei per essere qui, perché abbiamo parlato di tante cose che ovviamente vi mostreremo e vi spiegheremo durante la trasmissione, ma la cosa che mi ha colpito di più di lei, che è un bretariano. Allora, non per puro bretariano, nel senso che faccio e ho fatto il percorso bretariano con la Jasmine. E faccio periodi bretariani, poi altri periodi mangio. Traduciamo in italiano, perché bretariano significa respiriano, ovvero più o meno, no? Ok, no. È sbagliato la traduzione. Diciamo che bretariani sono quelli che si nutrono di energia, del prana, del tao, del chi, che ha nomi diversi, che è l'energia del campo in cui noi siamo immersi in questo momento. E la cosa bella è che il nostro organismo sa farlo benissimo, per cui anziché nutrirsi di materia, ci si nutre, ma ci si nutre di energia. Infatti non è un digiuno, è un nutrirsi di energia. Quando si fa questo, ci si accorge che la digestione ci assorbe l'80% delle energie fisiche e mentali. Quando ci nutriamo di energia, siamo al meglio di noi. Fisicamente forti, robusti, mentalmente una mente lucida, veloce, si fa anche troppo a quel punto. Ed è un'esperienza per me molto interessante e importante, perché noi nasciamo ovviamente con la convinzione che dobbiamo mangiare cibo fisico, ed è quando togliamo questo, togliamo una delle più grosse dipendenze e credenze che abbiamo. Le altre dipendenze si sciolgono quasi da sole. Questa è una delle sue insegnanti, no? La Jasmine. Con la quale... Sì, con cui lavoro da anni e con la quale ho fatto dei seminari, faccio la Dark Room, ne ho fatte due, la terza prossimo anno. La Dark Room? Dark Room. Spieghi che cos'è, perché anche questa è una cosa molto... Sono 9 giorni e 9 notti nel buio totale, proprio totale, totale, senza parlare, senza mangiare, e bere, diciamo, si può, ma è più un optional. A cosa serve? Fa parte di tutte le antiche tradizioni, quando dicevano che era chiuso nella tomba, è andato. Perché? Perché al buio riattiviamo la pineale, che già verso i 12-13 anni è incrostata. In che senso è incrostata? È proprio, rimane, lo si vede anche con le radiografie, rimane bloccata, c'è proprio delle incrostazioni. Tra l'altro anche dormire di notte è la cosa salutare al buio totale, perché così la pineale si può lavorare. Può lavorare. Quando uno fa questi periodi, proprio la pineale si sblocca e uno ritorna proprio in connessione con sé. Manda in crisi, perché noi non siamo abituati a fare niente. Lì non hai un televisore, non hai un cellulare, un orologio, non sai più nulla. Puoi solo essere presente a te stesso. E noi quindi lo fate in Thailandia, vi riunite, sì, siete un gruppo di persone, Chiang Mai? A Chiang Mai, che è andata da Thailandia al Tao Oddio, Garden. Sono stata a Chiang Mai, ma è in una di quelle miniere quasi.
Lì c'è questo Tao Garden di Mantachia. Mantachia è questo famoso maestro taoista che è stato anche in Italia, ha scritto tanti libri, che è stato maestro anche della Jasmine. E c'è questo edificio fatto apposta per questo tipo di esperienza. E c'è un pian terreno c'è una sala tipo questa dove ognuno ha il suo tappetino, attorno ci sono le stanze, un primo piano dove ci sono le stanze. E ci si muove come ninja, proprio nel buio totale, nel silenzio totale. La Jasmine suona 2 o 3 volte la campana e ci si ritrova a meditare sotto, muovendosi sempre tutto nel buio. Cioè meditate? E la Jasmine guida in meditazione, però o si fa movimento, un po' di ginnastica, però sempre tutto al buio e tutto in silenzio. Proprio per ritrovare questa nostra dimensione. E appunto la sfida è con la nostra mente occidentale, che lì rischia veramente di andare fuori. Non puoi fare nulla, solo essere presente nel qui e ora. E basta. Mi scusi, già questa è un'esperienza, penso, molto forte, molto provante, ma ritorniamo un attimino al fatto che lei ciclicamente dice di ripetere, di diventare britariano, cioè si nutre di sola energia, e quindi per 2-3 mesi lei non mangia e non beve. Allora, il primo periodo l'ho fatto anche senza bere, ultimamente bevo anche, ma la cosa interessante è questa: il nostro corpo è estremamente intelligente e sa sintetizzare tutto ciò che ci serve. Quindi, una volta che lui è insieme su quella strada lì, non ha bisogno davvero di essere istruito. Alla fine noi, quello che ci si accorge è che mangiamo per carenze emozionali, per abitudine, per questioni sociali. Per esempio, interessante, in quei periodi vado a cena con gli altri mangiano e io no. Ah, quindi capita anche questo? Beh, certo. Ed è divertente, qualcuno si imbarazza a una situazione così, io invece la trovo divertente. Perché, ma soprattutto quello che è importante è il benessere fisico e mentale che si ha. Cioè, quindi a lei non viene voglia di, non sente la necessità di mangiare, di... Allora, se uno fa periodi un po' lunghi, non gli viene proprio più voglia, anzi, mi ricordo la prima volta, dopo un mese qualcosa, avevo provato a assaggiare un pezzo di pizza, mi sembrava cartone indigeribile, perché il nostro organismo, il nostro stomaco si riprogramma e sta bene, e abbiamo una forza fisica, mi ricordo dopo un mese ho aumentato il carico bilancieri del 40%, perché non c'è più la digestione che ci assorbe energia. E la mente è lucida e veloce. Non ci sono più quegli up and down durante la giornata dovuto alla digestione, per cui uno ha sonnolenza. No. Normalmente ci sono 20 ore nette di attività. Perché si dorme anche di meno, vero? Sì. Si lavora 20 ore, poi, mi ricordo, ci si spegne come un interruttore. Toc. Si dorme 4 ore, si recupera perfettamente l'energia e si ritorna a 100. Lei per fare attenzione a non abusare di questa condizione di super energia. E non ci, poiché in quello stato anche il nostro subconscio, le nostre paure, le nostre ansie non hanno più influenza, quindi siamo proprio su una frequenza delta praticamente sempre. Siamo connessi al campo, ovviamente, connessi al campo, anche se da dire che tanti bretariani non è che sono, tra virgolette, spirituali. Gli è successo, lo sono. Quindi non è necessariamente legato al fare percorsi spirituali. Anche a me è successo per caso, una notte, proprio il primo, ero ad Assisi a seguire la Jasmine, dopo il primo giorno di seminario, di notte ho sentito lo stomaco che ha fatto crum, 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 e da quel momento non ho più mangiato e bevuto. Non ho grande merito, è successo ragionevolmente perché ero pronto. Ma come lo sono io, lo sono migliaia al mondo. Ma ripeto, l'obiettivo è più che altro tolgo le dipendenze, mangio per piacere, non più perché devo. E il bere? Che è considerato fondamentale per poter sopravvivere?
Se l'organismo si riprogramma, sintetizza tutto quello che gli serve. Cioè, mi scusi, quindi gli organi emuntori, in quel caso i reni e l'intestino? Ci sono anche degli indiani che hanno fatto questo percorso e li hanno monitorati e vedevano che si produceva l'urea, poi veniva riassorbita e tutto. Lo si sa, in India soprattutto sono stati fatti questi esperimenti, questi studi su persone che fanno così, sono stati chiusi, isolati, bloccati. Poi chiaramente non è una roba che piace molto, perché immaginiamo, se io non ho più bisogno di mangiare, mi nutro di energia, quali altre necessità grosse? Noi gran parte del lavoriamo, i soldi è per nutrirci. Ma dove prende questa energia? È il prana in cui noi siamo immersi, perché noi siamo immersi nel campo quantico, siamo proprio immersi. Quanta energia? Domanda lecita, ma quanta energia c'è? Con la fisica si dimostra che se io prendo un centimetro cubo qua, tra virgolette, di vuoto, che ovviamente vuoto non è, e vado a calcolare quanta energia serve in un anno per far funzionare tutto il pianeta Terra, con le industrie e tutto, in un centimetro cubo qua c'è energia sufficiente per migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di anni. E nel tempo è stata chiamata prana, tao, chi. Oggi il termine più usato dai fisici è il vuoto, ma poi ti dicono che non è vuoto, infatti non è vuoto. Energia di Planck, l'Akasha cos'era? Era la libreria dove ognuno di noi ha le sue memorie, che vuol dire che è informazione. Tra l'altro l'ideogramma del Chi Chi originale è un covone che fuma, cioè la traduzione è informazione. Gli antichi sapevano benissimo che è tutta energia e tutta informazione, non materia. Poi la fisica contemporanea ci dimostra che se vuoi tutta energia, tutta informazione, tutta materia. E abbiamo così tre modi diversi di leggere la realtà o come noi stiamo. Negli ultimi secoli siamo stati bloccati sulla materia, ma la materia ci dimostra la fisica. Se io guardo il mio fegato come materia, io ho una informazione sul mio fegato. Se io lo guardo come energia, ho un miliardo di informazioni sul mio fegato. Quindi la nostra medicina allopatica? Vede la materia una informazione, cosa che non ha mai fatto le medicine antiche. Quindi guarisce la nostra medicina o no? Può guarire come tutto, può guarire. Però diciamo che le medicine antiche e la medicina quantistica, che è la medicina diciamo del futuro, guardano l'energia e l'informazione, là dove c'è il miliardo di informazioni. È come dire, hai due conti correnti, su uno c'è un euro e sull'altro un miliardo di euro. Qual è il più interessante? Direi quello da un miliardo, ma noi siamo tutti focalizzati sull'uno e poi diciamo non abbiamo soldi. No, ma guarda che di là ce n'è tanto, E le medicine antiche, la Ayurveda, la medicina cinese antica, si sono sempre guardato energia e informazione, mai la materia. Una curiosità. Allora, lei è un personaggio, è un dottore molto particolare perché è un ingegnere elettronico e mi parla di queste cose e soprattutto vive in un certo modo che mi sembrerebbe un po' in conflitto con il lavoro che fa lei. Tra le altre cose, lei ha collaborato con tante aziende molto importanti, no? Sì, io sono laureato in ingegneria elettronica, sono ingegnere elettronico e informatico. Sono entrato di ruolo al Politecnico di Torino, ho creato i primi laboratori di informatica per studenti su PC, poi sono stato in IBM, in Texas, in Italia, sono stato direttore di diverse aziende, sia in Italia che negli Stati Uniti. Mondo dell'elettronica dei telefoni, no? Diceva sì, che lei ha lavorato in questa azienda che, ad esempio, la Sun Microsystem, esatto, l'ultima azienda di cui sono stato direttore, ha rifornito gran parte di tutto il nascente mercato internet e cellulari. Quindi io arrivo da quel mondo lì e poi, per motivi di business, ho cominciato a scoprire l'altro mondo. Il motivo di business è stato questo. Proprio in Sun Microsystems, quando è l'ultima azienda di cui nel 99 sono entrato direttore, il mio capo, Mauro Banchero, che era già stato mio capo in IBM, mi aveva detto: tu
devi diventare il fornitore numero uno dei nostri computer, computer che costavano 1 milione di euro, eccetera, nel nascente mercato cellulari e internet. Ma rispetto agli altri, diciamo, concorrenti, che è un termine che non mi piace, hai un centesimo delle persone dei soldi. Buon lavoro. Aiuto. Ha detto anche un decimo, se andava bene. Ah. E allora lì chiaramente ho dovuto ripensare tutto. Una delle mie fortune è che l'azienda, la Sun, era uno spin-off dell'Università di Stanford, quindi quando andavo là andavo a Stanford a studiare, e lì ho scoperto Jung nella parte sia psicanalitica che esoterica, ho imparato anche a fare gli oroscopi benissimo, e poi Goleman, soprattutto intelligenza emozionale. E ho inventato un modello aziendale nuovo, chiamato Praxis, basato sull'intelligenza emozionale, non gerarchico, a rete. Gli americani ci hanno monitorato per 7 anni, perché facevamo diverso da tutti gli altri, e poi dopo 7 anni l'hanno adottato in 40 paesi. E perché lo fanno? Per un solo motivo, che noi portavamo gli utili più alti di tutti al mondo, 20 punti percentuali più degli altri. E uno dei motivi era proprio l'organizzazione che abbiamo messo, che non era più gerarchica, non era basata sulla mentale, era basata sull'intelligenza emozionale, sulle relazioni, e di lì è cominciato la mia scoperta di tutto questo mondo, che poi è andato verso la scoperta di tecniche spirituali, tecniche esoteriche, ma soprattutto sempre con la mia ottica da ingegnere. Io sono quello. Cosa fa un ingegnere? Fa una cosa sola: crea prodotti e soluzioni che chiunque possa usare. Il cellulare, se io mi metto a spiegare com'è fatto, lo primo che uno dice è impossibile che esista e funzioni. Però chiunque lo sa usare, perché il compito dell'ingegnere è renderti usabile la roba più complicata che possa esserci. Nell'affrontare anche negli anni questo mondo, diciamo così, spirituale, esoterico, il mio obiettivo è uguale: dare soluzioni o prodotti che chiunque possa usare, che gli cambino la vita. E devono essere semplici, perché come diceva Einstein, se non è semplice non l'hai capito, che non vuol dire semplicistico. E uguale MC quadro è semplice ed è elegante, perché l'altra cosa che dico deve essere sostanzialmente semplice e formalmente elegante, ma arrivarci non è così. Allora, tutto questo studio poi io l'ho tradotto in tecnica che ho chiamato spiritual quantum coaching, che si impara in un weekend, dove è condensato quello che gli antichi sapevano fare benissimo. Per antichi parlo gli antichi egizi, i kaunyas hawaiani, parlo le tecniche delle medicine orientali, tutte queste tradizioni sapevano fare benissimo tutte queste cose. Ma l'altra domanda è: perché funzionano? Perché io vedevo che funzionavano, ma la domanda è: perché tante tecniche spirituali, energetiche funzionano? Perché? Ecco, lì l'ho trovato nella fisica quantistica, ma soprattutto nella fisica dopo la fisica quantistica. In particolare io mi rivolgo alla fisica unificata di Nassim Haramein, che per me è il livello più avanzato di fisica, perché dalle sue che equazioni... Che è questo? È lui, Nassim, sì, che è di madre italiana. Neanche laureato in fisica. No? Ah, non è laureato in fisica? No, perché come sempre succede, le più grosse menti, i più grossi ricchi non sono laureati. Perché comunque... E io ho studiato anche psicologia all'università, ho studiato altro. L'università ti canala, ti porta a fare il dipendente. Il grosso salto è diventare indipendenti di pensiero e autonomi. E se le sue, grazie alle sue equazioni, uno intanto ha misurato il raggio di carica del protone, che è una delle misure fondamentali della fisica, con le sue equazioni. Il raggio stava dentro l'errore di misura, col modello standard della fisica sbaglia del 4%, che è una roba inaccettabile. In più si riscopre tutta la geometria del campo quantico, che guarda caso, come si chiamava anticamente, la geometria sacra. La geometria sacra è nient'altro che la geometria del campo quantico, che è tridimensionale, proiettata sul bidimensionale. La cosa bella, perché io mi occupo di scienze e spiritualità, perché non possono esserci due verità,
La verità è una, quindi non può esserci una verità scientifica e una verità spirituale. Se la verità deve combaciare, è la cosa bella che combaciano. Tant'è che anche i grandi... Che è la fisica unificata. Fisica unificata, ma anche nella fisica quantistica. I grandi padri... Che però lei diceva che la fisica quantistica ancora è finita, è nel, finita 31. Nel 1931. Esatto. E noi stiamo parlando di scoperte quasi a distanza, non dico di 100 anni, ma chi? 80 anni. Cioè. Esatto. Tra l'altro non è che le abbiamo ancora fatte nostre. Per esempio, il concetto relativistico che tutto è energia... Non è che l'abbiamo, che pure di Einstein, ancora prima della fisica quantistica, non è ancora nostro. Eppure, per me, uno dei più grossi salti che possiamo fare oggi nella nostra vita è ragionare per energia. Cosa vuol dire che questo tavolo è energia? Che quella telecamera è energia? Che i tuoi soldi sono energia? Che casa tua è energia? Che il tuo padre è energia? E non materia. Questo cambia radicalmente il nostro approccio a tutto e lo porta a quello che è, visto che la fisica ci dimostra che tutto è energia e tutto è informazione, come dicevano gli antichi. E i grandi padri della fisica quantistica, guarda padre, Heisenberg, Bohr, erano tutti vedantisti, cioè gente che studiava i Veda, poi confrontavano i risultati delle loro equazioni con quello che dicevano i Veda e se scombaciavano, era... ci siamo. E quindi gli antichi si... Veda che avevano fatto queste, diciamo, questi manoscritti, queste tavole sacre, quanti migliaia di anni prima? Qualche migliaio di anni prima, ma come tutto. Tra l'altro Li Qing, che è il libro che io adoro, che ha migliaia di anni, ha basato su 64 esagrammi che, guarda caso, la struttura geometrica del vuoto sono 64 tetraedri, quando io li proietto sul piano ottengo il fiore della vita, di lì ottengo lo yin e lo yang e ottengo proprio questo, ottengo anche gli esagrammi dell'I Ching. Ed è anche interessante un'altra cosa, come si ricongiunge tutto, quindi io dalla fisica più avanzata ritorno alla geometria antica e da questa geometria per esempio è nata... Quindi il fiore della vita arriva da? Arriva dalla geometria... No. Sì, gli antichi lo sapevano, tutta la tradizione orientale, e Li Qing, che è orientale, deriva da qua. Da un punto di vista fisico lo si dimostra con la fisica unificata. E quindi cosa significa? Significa che tutto torna, tutto è uno davvero. Cioè, quando io ho la fisica, le equazioni della fisica, tra virgolette, corrette, ci dicono quello che gli antichi hanno sempre detto. Sem è uguale, detto con due linguaggi diversi. È indubbiamente interessante vedere delle equazioni che ti dicono che per esempio tutto è uno, perché un conto è dirlo, un conto è dimostrarlo con le equazioni. Lo si dimostra di nuovo con la fisica quantistica, ancora con la fisica unificata ancora di più. E gli antichi Veda, per esempio, come facevano a sapere queste cose? Questa è una bella domanda. Perché sono tante cose che noi non sappiamo degli antichi. Perché non so, questi antichi sapevano evidentemente utilizzare l'energia in un modo che noi non riusciamo neanche a capire, no? No, basta oppure un esempio. La costruzione delle piramidi. Esatto. Rimane sempre un... cioè non si capisce come ci sia tra un, diciamo una parte e un'altra neanche mezzo centimetro di dislivello. Che oggi con le migliori tecnologie in campo edilizio è praticamente impossibile raggiungere. Quindi cioè, ci sono tante cose che non tornano e che... Non tornano nella storia che ci insegna di nuovo l'università o le accademie. Però c'è un'altra storia che è interessante andare a analizzare e i dati lo dimostrano. C'è un'altra cosa interessante, sempre dal Li Qing, che nient'altro che la struttura del campo quantico, è nata anche l'antica medicina cinese, che non è la medicina tradizionale cinese che oggi tanti parlano, perché la medicina cosiddetta tradizionale cinese è nata con Mao, ma l'antica medicina è tutta un'altra storia. E tra l'altro i nomi stessi, per esempio chi studia medicina tradizionale cinese spesso parla dei cinque elementi, la traduzione errata sono i cinque movimenti. Ah, delle... E quindi cambia tutto. E le stesse parole chi, la traduzione è informazione.
E l'ideogramma è un covone che fuma, il fumo intangibile come l'informazione. Tutto torna. Bene, sono davvero curiosa di capire come funziona questa quantum, come si chiama esattamente? Spiritual Quantum Coach. Spiritual Quantum Coach, lo faremo nel corso della trasmissione, adesso ci dobbiamo lasciare per qualche minuto, dopo continuiamo a parlare con il priore Domizio Cipriani perché ci spiegherà qualcosa in più dei templari e che cosa fanno. A tra poco. Bene, tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria, vi ricordo che adesso diamo la parola, cerchiamo di capire la storia di Domizio Cipriani, che è presidente e gran priore magistrale dell'Ordine dei Templari di Gerusalemme del Principato di Monaco. Allora, lei durante la sua vita ha avuto un grande successo a livello, diciamo, economico-finanziario nel settore edile, quando a un certo punto, parlando di sincronicità, ha avuto una crisi interiore, no? Esatto. Che cosa è successo? Mi sono chiesto se, diciamo così, la felicità, l'abbondanza fosse solamente, diciamo così, una cosa materiale, di materia, o se ci fosse qualcosa di più grande che mi sfuggisse. E contestualmente, forse similare alla sincronicità, sono stato, diciamo così, invitato ad entrare nell'Ordine dei Templari da una cara amica. Io sinceramente conoscevo tutta, diciamo così, la storia, i miti che erano legati ai templari, però, diciamo così, come è mia abitudine fare, faccio poche domande e seguo il flusso. Ho cominciato a frequentare dei parecchi maestri, io arrivavo già dalle arti marziali a livello evoluto, avevo studiato la filosofia orientale, però non mi ero mai posto, diciamo così, diciamo, il dubbio che veramente tutto fosse unito e tutto fosse in sincronia, come ce lo spiega l'entanglement quantistico, che se succede una cosa dall'altra parte dell'universo, probabilmente ci siamo implicati anche noi, anche a nostra insaputa, o meglio, non nella parte conscia. Ho cominciato ad avere la possibilità di incontrare parecchi maestri sul mio cammino, e di differenti discipline, con differenti percorsi di vita, con differenti esperienze, e a un certo punto mi è stato dato l'incarico di portare avanti l'Ordine del Tempio del Principato di Monaco, che devo dire non è stata una cosa facile, anche perché gli invidiosi, i gelosi sono sempre agguerriti. Beh, la società è così, no? Esatto, è un continuo rincorrere, una continua competizione, ma perché... Che è questo il vostro stemma? No. Esatto, questo è il nostro blasone, noi facciamo parte dell'Ordine Superiore dell'OSMTH, che è la parte esterna nostra, che praticamente era stata, diciamo così, riavvivata o riavviata dal Duca di Orléans nel 1705, dove aveva appunto suddiviso, come dicevamo prima, la parte esterna dalla parte interna, che la parte interna era prettamente filosofica, spirituale, alchemica, che era solo per pochi, e nel 1804 Napoleone, diciamo così, riscrisse ancora gli statuti rinnovandoli dell'OSMTH, quindi per cui l'OSMTH è la branchia esterna a oggi più rappresentata nel mondo, è rappresentata in 70 paesi. Poi anche lì, diciamo così, che l'ego umano porta sempre a scismi, a divisioni, a separazioni, cosa che non dovrebbe essere, diciamo così, nella vita. Qui nel questo video, per esempio, che cosa corrisponde? Nel senso, questo video una siamo nella chiesa anglicana di Monte Carlo, dove stiamo facendo un nostro capitolo iniziatico, dove praticamente i nostri capitoli sono aperti a tutti, sono in luce, perché non facciamo parte della massoneria e non vogliamo lavorare, diciamo così, al buio, società segrete o quant'altro. E questa è un'investitura di un passaggio a, diciamo così, a Eques, che sarebbe il passaggio a cavaliere, che è l'inizio del percorso, come può essere la cintura nera nelle arti marziali, è l'inizio della porta del tempio che si apre. Da lì poi inizia il percorso di studio, il percorso evolutivo, il percorso di crescita spirituale, personale di ognuno di noi, che nella parte interna è il percorso rosacruciano.
E ripeto ancora. Che è lo stemma che lei porta qui? No, questo è la croce delle otto beatitudini, è lo stemma che abbiamo sui mantelli, che è lo stemma templare. Allora abbiamo due stemmi, come potete vedere, la croce patente che è, diciamo così, rappresentava l'ordine ai periodi di guerra, e la croce di Lorena invece rappresentava, diciamo così, l'ordine nei periodi di pace o nei... Comunque questa è più una parte, diciamo così, simbolica. Simbolica, no? Esattamente. Allora, quello che abbiamo voluto fare per differenziarci dalla grande massa di autoproclamati, autoeletti, gran maestri e tutto quello che ne segue, è soprattutto seguire lo spirito di Gurdjieff, cioè praticamente la quarta via, che, come dicevamo prima, il soffio, il fumo, come diceva Giovanni nel suo Vangelo, nel prologo del Vangelo, «O commencement, c'est le verbe est en Dieu et le verbe est Dieu». Il verbo, che cos'è il verbo? Se non il soffio di questa energia universale che ci dà vita, e l'ultimo respiro è, diciamo così, lo spirito che ritorna nel campo quantico, il nostro spirito intelligente, che diceva Roll. Quindi per cui da lì sono stato spinto un po', oltre a fare azioni di beneficenza reali, non solo a chiacchiere, perché se noi diamo delle donazioni, dei contributi alle grosse organizzazioni che tutti conosciamo, purtroppo loro investono l'85% in costi di funzionamento. Sì, personale, ma nella macchina organizzativa, ecco. Cioè nel personale che ci sta dietro, si mangia fuori tutto e... Esattamente, allora noi preferiamo... Agli umili arriva, cioè ai bisognosi arriva veramente poco, arrivano le briciole. Allora noi preferiamo, senza fare tanto clamore, andare in strada e dare i pasti ai poveri senza tetto. E devo dire che lì ho veramente capito molto, perché questa associazione con cui collaboriamo di Monte Carlo, Nizza, no? Di Bossolei, praticamente sono tutti commissari della polizia in pensione, quindi per cui persone che ha già dato, eppure si mettono ancora a disposizione. E durante la distribuzione dei 400 pasti caldi a Nizza, praticamente ho avuto, diciamo così, il trauma di vedere persone come noi, persone magari studenti con bambini che non riescono ad arrivare alla fine del mese, persone che addirittura di un'umiltà allucinante. Mi ricordo il fatto che eravamo alla fine della distribuzione, è arrivato un clochard e io distribuivo le banane, erano rimaste delle banane in più, gli ho dato due banane. Questo qui è rimasto veramente colpito, ma non posso accettare due banane. Gli ho detto: com'è? Perché? Perché se dopo arriva qualcuno dopo di me che non ha da mangiare, io mi sono mangiato il suo pasto. E devo dire che sono rimasto colpito da queste cose, perché bisogna viverle, non si possono raccontare, ma bisogna viverle. E appunto la spiritualità, perché noi abbiamo creato questa accademia con questo centro studi, con questo comitato scientifico, con dentro parecchi personaggi, parecchie personalità, tra cui Giovanni. Avete anche per esempio professori di Harvard? Certo, abbiamo dei tecnici del CERN, dei docenti, dei rettori dell'Università di Fisica Nucleare di Budapest. Abbiamo degli esperti in bioenergetica. Allora, noi fondamentalmente portiamo avanti la tradizione delle spiritualità antiche, che è nella metafisica, cioè tutto quello che va al di là della fisica, tutto quello che non è spiegato dalla fisica cartesiana, noi lo lavoriamo, ma lo lavoriamo seguendo degli antichi rituali, seguendo le conoscenze di antichi maestri, che sono applicabili alla vita di tutti i giorni. Quindi per cui cerchiamo sempre di creare sinergie per, ritorno a quello che dicevo prima, per la via, sulla quarta via di Gurdjieff. Gurdjieff era un grande esoterista, se non sbaglio, della Turchia, che diceva praticamente: la civiltà occidentale è ancorata sull'essere, sull'avere, ma il tempio ha quattro colonne, il tetto del tempio è retto per una forma geometrica matematica da quattro colonne: l'essere, l'avere, il fare, che già da noi occidentali è molto difficile, ma soprattutto nel dare incondizionatamente. E seguendo queste conoscenze, che poi sono, secondo me, sono spiegate molto bene da Ivanov,
nei suoi libri. E noi lavoriamo cercando di dare, cercando di seminare, cercando di coinvolgere chi ha orecchie per intendere, perché però siamo sempre all'ascolto di tutti, rispettiamo le diciamo così, credo religiosi di chiunque, ma noi siamo nella parte spirituale, non siamo nella parte materiale, che può essere la parte religiosa, che può essere la parte affaristica, che può essere la parte prettamente scientifica. Lei, Domizio, è stato battezzato cattolico? Però io sono battezzato cattolico. Non è praticante? Non sono praticante, perché preferisco, diciamo così, seguire il mio intuito collegato a questa energia universale che mi ha sempre dato le risposte, mi ha sempre dato, diciamo così, la via da seguire. Basta seguire il flusso e aver fiducia nel maestro. E tengo a precisare che per noi il maestro non è una persona esterna, ma è la parte spirituale che è dentro di noi. Quindi la pietra filosofale? Fondamentalmente. Che diciamo non è poi così facile trovarla, perché... No, perché bisogna mettersi in dubbio, bisogna mettere da parte tutti i metalli, bisogna mettere da parte l'ego, l'essere e l'avere. Quando però abbiamo trovato con Giovanni delle similitudini nel percorso per arrivare alla connessione con questo campo quantico divino, illimitato, universale, che è poi l'infinito, e io trovo che il suo metodo ingegneristico più che scientifico è molto efficace. Allora, in questo particolare periodo, perché siamo già passati nella quinta dimensione, siamo nel quinto ciclo cosmico della parte matriarcale. Oddio, com'è complicato! Praticamente ci sono ogni 2500 anni o circa, ci sono dei cambiamenti cosmici. C'è stato il... Quindi questi cambiamenti climatici che stiamo vivendo, questa grande conflittualità... Indubbiamente sono per portarci a affrontare, prendere consapevolezza di determinati problemi. Che se la Terra, se Madre Terra ci reagisce in questa maniera, probabilmente tutte le coscienze sono corresponsabili. Ed è appunto per questo che se si riesce a trasmettere, diciamo così, tramite esercizi di presenza all'istante nel qui e ora, dove non si è effetto ma si è causa, non si è effetto dei sensi di colpa per il passato o dell'ansia per il futuro, ma si resta qui, soprattutto in un tono di, un tono vuol dire un modo di vita quotidiano di gratitudine, gioia, ringraziamento, condivisione e non competizione, invece di essere ancorati alle paure, alla materialità, chiaramente è molto più facile connettersi con questo flusso energetico informativo illimitato. Come diceva, noi nel comitato scientifico abbiamo dentro anche la Fondazione Tesla di Belgrado e la Fondazione Rol di Torino, con cui condividiamo parecchie cose. E ripeto, il nostro scopo è quello, lo scopo dell'Accademia, lo scopo del forum che è aperto a tutti e condivisibile sul nostro sito internet ufficiale, è quello di poter condividere questi punti di vista, queste conoscenze. Poi, se per gli interessati che vogliono approfondire e diciamo così, metterci voi proprio del proprio. Voi studiate anche i testi antichi, esattamente. Siete a conoscenza di un alfabeto che comunque è ostico, cioè nel senso, se vediamo, se la regia ci fa vedere la croce, magari vediamo. Forse l'ingegner Vuota riesce a tradurlo, o è a conoscenza anche dell'energia di questi simboli. Quindi voi comunque studiate alchimia, medicina alchemica, esoterismo, cabala, testi antichi ebraici, ma anche diciamo i taoisti, testi taoisti, Veda. Cioè, questi sono diciamo testi che a persone comuni, che comunque vivono diciamo nella società, che sono incomprensibili, cioè sono testi che parole o comunque scritti che rimangono insomma a conoscenza di una cerchia molto ristretta, no? Scritta manent, esattamente, e verbo volant.
Allora, io volevo spiegare una cosa a livello energetico sulla simbologia della croce d'Oriente che contiene l'alfabeto segreto. Cioè, usate anche molto i simboli, i rituali. Sì, ma facciamo molta meditazione perché è lì la chiave di tutto. Praticamente nella croce dell'Ordine d'Oriente, praticamente... Che non è questa, ma è... No, è quella con l'alfabeto dentro, con le due, con i due colori. L'avevo vista nelle slide prima, però dopo magari arriva. Praticamente tutto è uno e gli antichi, specialmente gli antichi dell'Oriente, sapevano che le invocazioni potevano coinvolgere gli altri elementi, cioè praticamente l'universo minerale, l'universo vegetale, l'universo animale e l'universo umano, e questo avviene tramite, questi sono i rosacruciani, questo avviene tramite delle frequenze sonore, quindi per cui le invocazioni fatte con IAO o IOA con differenze, questa è teurgia, praticamente vanno ad invocare determinati eoni. Gli eoni sono la parte più remota dei geni e noi tramite tutta la ritualistica, tutti i rituali antichi che abbiamo, che sono stati poi, l'ultimo a metterci mano fu Kremers nel 1900 e qualcosa, praticamente sono stati trasmessi, ma sono rituali da usare solo esclusivamente per guarigioni, sono rituali taumaturgici magici, che chiaramente la persona che deve beneficiarne deve essere consapevole, conscio e deve accettarlo. Questo. Quindi lei li utilizza? Certo, io li utilizzo, però per diciamo... Per quale scopo? Per guarigione. Esempio? Guarigioni nostre e altrui. Cioè nel senso, prende il raffreddore? No, vabbè, non no. A livello di raffreddore. Ma guarigioni... Il raffreddore basta collegarsi col campo quantico, passa senza problemi perché è più psicosomatico che una malattia vera e propria. Ah, io parlo quindi, di che malattie, tipi, che di ne so, fuoco di Sant'Antonio, come si dice, le crisi epilettiche o tumori. Allora, avendo creato questo comitato scientifico dove ognuno ha al suo campo di applicazione, abbiamo dentro naturopatici, abbiamo dentro filosofi, abbiamo dentro alchimisti, chiaramente ognuno di noi ha un pezzo del puzzle. Se li mettiamo tutti assieme abbiamo una visione d'insieme, se no ognuno ha il suo, diciamo, io sono re a casa mia e dall'altra parte però non capisco nulla. A dimostrazione di tutto questo, come dicevamo prima, ci sono anche le conoscenze che erano venute in mano a Bruce Lee. Sappiamo che il nostro corpo fisico è fatto dalla maggior parte di acqua. Io sapevo che era il 90%, Giovanni giustamente mi diceva che è il 99%. I numeri di molecole. Bruce Lee riusciva a sviluppare una forza incredibile, che possiamo chiamare Chi, che possiamo chiamare Ara, che possiamo chiamare in diversi modi. Lui era riuscito ad entrare in possesso di determinati documenti taoisti o addirittura derivati dai Veda, e praticamente era in grado di rinformare la sua parte di acqua delle sue cellule, e praticamente rilevata al microscopio una delle sue molecole durante dei test era esattamente la riproduzione della croce di Salomone, del doppio triangolo, che sarebbe poi il maschile e femminile che si incrociano, quello che è in basso è come quello che è in alto, quello che è in alto è come quello che è in basso. Quindi per cui lui era riuscito a entrare in sincronia, in sincronicità, in diventare una parte di questa intelligenza. Ma con la lettura di questi libri antichi? Sicuramente. E poi sappiamo che Bruce Lee poi è morto in circostanze un po' non ben chiare, perché da quello che sembra probabilmente non si voleva che i detentori di queste conoscenze non volevano che fossero rese pubbliche. Allora, il nostro scopo non è quello di andare a prendere gloria che non ci spetta, il nostro interesse è solo quello di voler far passare delle conoscenze e soprattutto delle tecniche di guarigione, guarigione che si può guarire dalle influenze psicosomatiche, non chiamiamole neanche malattie, solo tramite
esercizi molto semplici, restando nel qui e ora. Tipo? Cioè esercizi di meditazione o proprio anche... Allora, intanto bisogna partire quotidianamente dall'esercizio fisico. Quindi ci vuole preparazione. Lei per esempio, com'è la sua vita, la quotidianità? Allora, lei mia fa quotidiana preparazione... qua, io mi alzo la mattina, prendo acqua alcalina con un limone, vado quindi a correre. Che acqua? Perché anche prima si è aperto un dibattito sull'acqua che magari poi affronteremo. Che l'acqua acqua? Abbiamo, vabbè, io uso come Giovanni dei macchinari per renderla più possibile alcalina. Ok, quindi quanto deve essere quest'acqua? 7? Beh, anche di più, mi sembra che va anche 8 e mezzo. Anche 8, sì, quindi un'acqua 8... pH, più pH? Alto è meglio, eh. Ah, ok. Bisogna un po' magari abituarsi, ma... Perché cambia sapore? No, più che altro l'organismo, se è molto acido, ha bisogno un po' di tempo per ripulirsi. Consideriamo che se uno beve quelle robe tipo cola, per un bicchiere acido così ci vogliono 32 bicchieri di acqua alcalina per ribilanciare l'organismo. Aiuto, io perché chiamo... il nostro organismo è un progetto alcalino, l'acido è un problema. Ok, quindi lei beve acqua alcalinizzata alcalinizzata apposta da dei dispositivi e poi, con del limone. Poi esco a correre 2 chilometri, che piova, che ci sia la neve, che ci sia sole, dopodiché rientro e faccio degli esercizi, faccio 300 addominali tutte le mattine, 50 flessioni, ma portando, diciamo, andando sempre oltre il limite di respirazione, perché la respirazione è fondamentale, io l'ho appreso nelle arti marziali, per andare per fare il vuoto interno e restare presenti e vigilanti nel momento presente come un guerriero, come erano gli antichi templari, in battaglia, praticamente è necessario andare in un lavoro anaerobico, cioè vuol dire che io quando faccio un esercizio non devo essere in grado di parlare, perché se sono in grado di parlare l'esercizio non è lavorante. E non è facile da renderlo al quotidiano, ma non è neanche difficile. Dopodiché la mia alimentazione è prettamente vegetariana e durante il giorno io ho imparato a fare, però ci sono dei processi per arrivare a questo. Joe Dispenza, per esempio, un professore di Harvard, lo spiega bene nel suo libro come diventare supercoscienti, e spiega le tecniche molto meglio di me di come risvegliare i 6 chakra per arrivare a una meditazione attiva durante tutto l'arco della giornata. È solo un cambio di frequenza, è un cambio di frequenza dallo stato beta legato al subconscio, dove noi siamo effetto di tutto quello che ci viene impropinato dai messaggi subliminali, dalla televisione, dalla cronaca, e lo stato di, ma neanche delta, io direi uno spazio teta, dove sei in meditazione attiva, che è poi quello che spiega benissimo Giovanni nei suoi corsi. Quindi lei va in, cioè vive la giornata? Io cerco di stare in teta. Cioè riesce? Riesco e come fa a sapere che è in teta? Beh, quando vedo che non mi lascio influenzare da tutti, qualsiasi tipo di problema, reazione, magari ci viene subito distinto di reagire a uno semaforo che ci suona, basta dire ok, fai un bel respiro e ti fai una risata. E dici anche grazie che non sono come te, perché che bisogno c'è di arrabbiarsi? Quando, lo spiega molto bene Eckhart Tolle nei suoi libri di come essere nello stato presente, praticamente se concentriamo il nostro mentale in un problema, generiamo il problema. Se noi invece prendiamo il problema dicendo ok, il problema non è adesso nel momento presente, il problema magari è un po' più avanti, nel frattempo stacco la mente analitica e osservo il problema da altre angolazioni, magari trovo che non è un problema ma è un passaggio per arrivare a qualcosa di più. Quindi per cui la cosa fondamentale è sganciarsi dal mentale, poi ci sono parecchie tecniche e metodologie che ognuno fa proprie. Lei prende l'acqua lontano dai pasti? Io non mangio, cioè carne, non bevo animale durante i pasti, perché gli enzimi almeno possono lavorare e essere digeriti, i cibi possono essere digeriti più velocemente. Quindi acqua alcalina la mattina, allenamento, quindi esercizio fisico, meditazione. Ma poi la cosa fondamentale è
secondo me, poi crea anche acqua di mare, giusto? Anche acqua di mare, l'eau de Quinton, che sono poi vabbè, ci sono determinate posologie, tipologie. Io uso la Hypertronic, che è quella che dà il maggior numero di minerali. Poi dipende uno quanta attività fisica fa durante il giorno, diciamo che deve essere bilanciata. Poi un'altra particolarità che utilizza argento colloidale, che però spesso lo sostituisce con le posate d'argento. Allora, l'argento colloidale, che è il miglior antibiotico naturale esistente, che ammazza tutti i batteri e i funghi solo in arrivo in contatto. Sì, sì, l'argento colloidale è... E poi la manna degli dèi, quella che i faraoni conoscevano benissimo, è praticamente l'oro colloidale. È l'oro in porzioni micrometriche, che praticamente aiuta, diciamo così, col calore interno, diciamo così, l'aumento della lucidità e del fattore di QI. E certo, va preso con dosi, va seguito anche da professionisti, perché non è che ci beviamo l'oro colloidale a litri, però ci sono abbiamo degli esperti, dei philosophical doctor di Harvard che fanno quasi solo questo. E per esempio avremo il nostro capitolo generale il 7 dicembre a Monte Carlo, e finiremo per una conferenza, una pubblica, dove praticamente il professor Costantino Mazzanobile d'Aragona, che è appunto questo personaggio medico naturalista, naturopata, spiegherà l'uso dei funghi, di particolari funghi, per la cura dei tumori. Medicinali, no? Tipo funghi medicinali, tipo i resci, il... Esattamente. Perché queste, secondo me, sono le conoscenze da trasmettere e da far conoscere. Diciamo così che ci può essere qualcuno che ci crede, qualcuno che non ci crede. Io ho avuto parecchie dimostrazioni di persone che sono guarite anche da tumori, o perlomeno... Con i funghi? No. Con la pratica taumaturgica e l'apporto di questi funghi, la modifica della dieta diventando completamente vegani, l'apporto di argento colloidale, l'apporto di oro colloidale. Diciamo che tutto va preso nei parametri logici, perché ognuno di noi ha... Cioè, diciamo, non posso così, mettermi io a casa farmi una prescrizione... È meglio di no. Infatti nella pratica taumaturgica, dove praticamente si chiedono le guarigioni e arrivano le guarigioni di persone magari, non so, con mali, addirittura abbiamo visto bruciature della pelle, che sono, la pelle è ricresciuta normalmente. Ma in quanto tempo? Dipende dai casi, qualche mese, non è che... Addirittura c'è su internet, si può trovare praticamente, diciamo così, le nostre conoscenze sono legate alla compagnia di Hormuz. La compagnia di Hormuz erano dei cavalieri erranti che arrivavano da Atlantide, che poi sono finiti, che sono diventati poi gli sciamani, sono finiti poi sull'Himalaya, in Tibet, che erano poi chiamati i cavalieri delle sette chiese d'Oriente. E praticamente c'è un... nostro simpatizzante che praticamente ha creato l'Hormuz su internet. È possibile andarlo a vedere, è possibile, lui dimostra con i filmati anche, che praticamente con l'apporto guidato di oro colloidale, addirittura dei gatti che avevano perso la coda, gli spuntava la coda, gli cresceva la coda, sì, addirittura con delle arance o negli aranci o nelle noci, nelle piante di noci, vengono degli aranci come o delle noci super. E praticamente queste cose sono conosciute nelle antiche spiritualità, nelle antiche conoscenze. Solo che chiaramente noi viviamo in un... Quindi anche la trasformazione del metallo in oro? Certo, la trasformazione del metallo in oro è più complicata, soprattutto per una questione di costi. Perché l'oro, la disciplina unica che porta alla via dell'oro, diciamo così, alchemico, è quella del Sinabr. È l'unica che funziona, ma è inutile andare a mettersi a entrare in competizione con le multinazionali. Cioè, è inutile andare a far passare conoscenze che vanno al di là. Preferiamo dire lavoriamo su noi stessi e trasformiamo la nostra pietra in diamante. La nostra pietra in diamante è la presa di consapevolezza che ognuno di noi è una parte del divino.
ognuno di noi può risvegliare la sua scintilla spirituale che ha dentro di lui. Quindi voi avete persone che sono guarite? Certo, ma anche da patologie che, allora, lo dicevo prima, sono magari considerati inguaribili, allora, terminali, due anni fa, o che la nostra medicina occidentale fa molta fatica a, diciamo, a controllare o a sostenere? Beh, la medicina occidentale non è medicina, ma è quando ci danno la chemioterapia, quando applicano la chemioterapia, è un acido. Quindi, per cui è un acido molto costoso che serve solo a livello di business. Io non sono medico, ma io ho visto un carissimo amico che praticamente era primario di endocrinologia in un ospedale italiano e aveva un... Non ci può dire quale? No, meglio di no, per riservatezza alla famiglia. Praticamente aveva un tumore molto avanzato e ha chiesto aiuto, consapevole della perché conosceva questo tipo di morale della favola. Ha chiesto aiuto alla vostra accademia? No. Sì, beh, anche lui era membro, cioè, tramite... faceva parte della struttura. Si è affidato, ci ha creduto e praticamente dopo alcuni mesi, 6 o 7 mesi, il tumore era molto regredito, molto. Tumore, dov'è che ce l'aveva? Se non sbaglio, a una parte di organi interni, adesso non mi ricordo se era di preciso dove fosse. Era regredito. Dopodiché si è fatto prendere dal panico, ha voluto riprendere la radioterapia o la chemioterapia e purtroppo poi è deceduto. Ma io ho visto delle altre persone che sono anche testimoni, che sono passati attraverso il cancro e ci sono passati attraverso. Certo, deve essere proprio una presa di consapevolezza, un cambio di approccio, perché, torniamo ancora a quello di prima, se spostiamo la nostra attenzione dalla materia all'energia, chiaramente connettendoci con questo infinito flusso di informazioni, e le informazioni sono anche riprogrammazione delle nostre cellule. Il cancro non è nient'altro che le cellule che impazziscono, si moltiplicano all'infinito. Noi abbiamo anche nel gruppo dei fisici quantici che lavorano con degli iridologi. Noi ogni giorno produciamo cellule tumorali, certo, no? Certo. Però il nostro organo, il nostro corpo, che è talmente intelligente, è capace ogni giorno di espellerle attraverso... Anche di riprogrammarle. Di riprogrammarle. C'è un apparecchio che usano i cosmonauti, che usavano tanti anni fa i cosmonauti russi quando erano in orbita, perché in orbita la medicina tradizionale non funziona, che si chiama Physioscan. Non è nient'altro che uno scanner, dove uno si mette una cuffietta, e il computer, facendo passare delle frequenze quasi impercettibili, verifica la frequenza di collegamento, di comunicazione tra l'organo interno e il neurone. Se l'apparecchio verifica che c'è una discrepanza, l'operatore può intervenire 1, 3 o 5 volte mandando una frequenza opposta e contraria. Praticamente questo va a riequilibrare la frequenza corretta, il corpo in 20 giorni si rimette in forma e allora chiaramente in Occidente questa terapia è vietata. Invece per i russi, che praticamente io vedo a Nizza, per i russi che vengono a vivere in Europa, la chiedono. E purtroppo non siamo ancora riusciti a far passare, diciamo così... Anche quindi lì nel Principato di Monaco non ci si può curare? Il Principato di Monaco è Europa a tutti gli effetti. Okay, quindi... A livello di medicina e a livello di scienza è praticamente replica le leggi francesi. Essendo un principato, comunque avesse un'indipendenza da un punto di vista, diciamo, decisionale. No, perché è obbligato a dialogare con le istituzioni europee. Però sono cose, sono conoscenze, sono apparecchiature, sono cose che esistono. E il libero arbitrio di ognuno di noi, se uno vuole provarle, quello è vero. Poi sta a lui. Decidere il proprio percorso. No, vedere se guarisce o meno. Allora, Domizio, la devo interrompere perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo tra poco perché continuiamo a parlare con i nostri ospiti e vi daremo altre informazioni molto preziose, lo facciamo tra poco.
Ben tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria. Diamo ancora un attimino la parola a Domizio Cipriani, perché cerchiamo di capire in che modo lei concretamente contribuisce con questa ricerca che voi fate all'interno di questa accademia, dove parlate comunque di medicina, di salute, di spiritualità, di diciamo comunione, no? Condivisione. Avete ideato una cosa, perché comunque ci sono menti illuminate, avete ideato qualcosa per aiutare anche i bambini del terzo mondo, cioè che cosa concretamente? Esatto. Allora, seguendo, diciamo così, le conoscenze di uno dei nostri docenti, il professor Costantino Mazzanobile d'Aragona di Cagliari, praticamente abbiamo, non scoperto, ma abbiamo preso consapevolezza che solo, diciamo così, utilizzando un filo di rame, un filo di argento al 99,99 di purezza, praticamente si può togliere qualsiasi tipo di batterio o di fungo dalle acque. Allora, io personalmente, come gli altri confratelli che sono autori di libri, daremo in beneficenza i proventi delle nostre royalty, e la nostra idea era quella di aiutare proprio i bambini nel mondo, andando negli orfanotrofi dove praticamente hanno problemi di questi virus tipo colera o tipo altri similari, ad installare degli ausili che faremo produrre sulle tubazioni o sulle condotte di acqua potabile. Ma siccome fanno schifo anche le nostre condutture, l'acqua potabile non è poi proprio così pulita, no? Non potrebbe essere utilizzato anche da noi tipo questo ugello con dentro il filo, allora, di argento? Proprio, è proprio qui che volevo arrivare. Allora, noi forse non... Certo, là non ci muoiono questi bambini che muoiono di queste malattie, tipo, come diceva lei, colera, o hanno le acque infestate da batteri, da virus, da funghi. Noi non ci rendiamo conto del senso di gratitudine che dobbiamo avere ogni mattina, e soprattutto di positività nel mondo in cui viviamo, perché in questo preciso istante chissà quanta gente sta morendo, chissà quanta gente ha problemi. Noi questi problemi non li abbiamo, noi abbiamo degli altri problemi, abbiamo degli altri problemi di materia, ecco, che magari abbiamo... Possiamo avere il conto corrente con 1 miliardo, ma ci concentriamo su quello da 1 euro. Quindi, per cui, da noi si può tranquillamente ovviare anche questo, si possono usare questi ausili che comunque costano pochi euro, non è che non costano assolutamente tanto, si possono anche bypassare utilizzando delle forchette d'argento quando si mangia, forchette e coltelli, o delle caraffe d'argento o dei bicchieri d'argento, perché l'argento praticamente rilascia questo argento colloidale, o se no l'argento colloidale possiamo anche prenderlo direttamente nelle parafarmacie, che non costa neanche caro, e praticamente è il miglior antibiotico naturale che possa esistere. Poi lei diceva che questo naturopata è anche esperto di rame colloidale, platino colloidale, palladio colloidale. Certamente. Quindi voi vi curate anche con queste cose? Ma questa non è una cura, diciamo che è sono degli integratori che praticamente aiutano, ognuno aiuta, perché sono minerali alla fine della fiera. Quindi questa è alchimia? Questa è anche alchimia del corpo, che poi col calore interno praticamente trasforma. Ricordiamoci che gli extraterrestri sono venuti sul pianeta a cercare l'oro, poi non mi dilungo oltre, Biglino è molto più esperto di me. Poi, a proposito di energia, ci farà capire una cosa l'ingegnere, a proposito di extraterrestri, no? Di navicelle spaziali. L'ultima domanda, perché sono veramente un pozzo di curiosità loro, cioè ci danno tutte le notizie, quelle più innovative. Cos'è questo cuscino onirico? Meglio chiederlo a Costantino direttamente. Da quello che so io è una tecnologia che hanno sviluppato anche con l'aiuto del New York General Hospital, con l'Università di Harvard, che attraverso suoni e colori aiuta la gente a entrare nel sonno profondo molto più velocemente, o cura delle patologie particolari. Però sicuramente andate sul suo sito internet o cercate molto il suo nome su internet. Sicuramente, finita la trasmissione, esatto, andrò a curiosare, perché mi ha dato tante informazioni innovative. Allora, ritornando a parlare con l'ingegner Vota,
Ve lo ricordate che insomma lui è ingegnere, ma anche c'è questo suo aspetto, diciamo, spirituale che l'ha portato a fondare un metodo che è il Spiritual Quantum Coach. Che cos'è in modo particolare? Poi le farò tante domande anche a proposito di energia, di fisica, di acqua, visto che lei sì. ha detto che beve anche lei un'acqua particolare alcalinizzata. Lo Spiritual Quantum Coaching è una tecnica di coaching basata su quello che gli antichi facevano, quindi non ho inventato niente di nuovo. Ma applicata al business, cioè alle aziende? Tutto, cioè nel senso che sono tecniche di energia e informazione e che trovano nella moderna scienza i suoi perché. Io mi ero chiesto, studiando, perché funzionano certe tecniche antiche. Funzionano bene, ma perché? E ci ho passato molto tempo per riuscire a trovare delle risposte. Una fondamentale è che quelle che funzionano si basano tutte sull'ipnosi. E l'ipnosi per me è la chiave della trasformazione. E sull'ipnosi è interessante perché c'è praticamente totale e voluta disinformazione. L'unica ipnosi che noi ci presentano è quella cosiddetta ipnosi da palcoscenico, dove chiamano uno a fare la scimmia. Quella tecnicamente è la più difficile di tutte, perché chi l'ipnotista deve bypassare tutti i sistemi di sicurezza della persona, perché la persona sente che quello non sta lavorando per il suo bene. L'ipnosi che io faccio riferimento si chiama... Ma secondo lei quella esiste? Cioè c'è qualcuno che la sa praticare veramente o è ipnosi da show? L'ipnosi da show è quelli che fanno gli show. Io invece parlo quello che pratico io, l'ipnosi spirituale, che è un'altra cosa. Spirituale perché? Perché prevede che noi abbiamo tre menti. La mente razionale, conscia, che è l'unica che ci hanno fatto conoscere e su cui è basata tutta la nostra società occidentale, ma che di tutte e tre è la più piccola, infinitesima parte. Poi abbiamo la nostra mente subconscia, che è un serbatoio enorme. Allora, tanto per dare numeri, il nostro cervello riceve circa dai 40 ai 50 gigabyte al secondo di dati, dai 40 ai 50 miliardi di informazioni al secondo. Come dire, il nostro cervello vede 10 film al secondo, una quantità di informazione enorme. Dove va tutta questa informazione? Va tutta nel subconscio, che ricorda tutto. Alla nostra mente razionale, di 40 gigabyte ne arrivano 2000, come dire, una pagina scritta. Allora, il mio cervello vede 10 film, di 10 film io sono consapevole di una battuta. Cosa so? Niente. Niente. Però giudico, giudichiamo, discutiamo, eccetera. Tutta quell'informazione va nel subconscio e il subconscio ricorda tutto. Per cui il subconscio mantiene memoria di tutto quello che abbiamo vissuto dal concepimento in poi. Per esempio quando ero nell'utero di mia madre, quando ero piccolo, tutto, non dimentica nulla. Uno dice, ma io non mi ricordo cosa ho fatto ieri, ma non te lo ricordi con la tua mente conscia. Ma se per esempio io ti porto in ipnosi, in regressione, in utero, che è uno dei lavori classici importanti, ti ricordi come stava tua madre, come stavi tu, che magari non eri voluto, non eri desiderato, tuo padre aveva dei problemi, oppure da piccolo che cosa ti è successo. Quindi il nostro cervello subconscio ricorda tutta la nostra vita. Per via genetica, con l'epigenetica, ha anche tutto quello che hanno vissuto i nostri antenati, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni. Quello che per esempio dico, perché lo vedo e lo testo, lo verifico con le persone, io dico per esempio, io sono una ragazza giovane e moderna, per cui sono indipendente, mi diverto, faccio sesso, eccetera. Ma potrei già dire, tua madre, ma tua nonna o la tua bisnonna cosa pensano di te? E tu quello ce l'hai dentro. Per cui se per caso quello che loro pensano non è in accordo con quello che tu vivi, si crea una forte dicotomia che poi può sfociare in malattie fisiche. Poi
tutte le vite passate o parallele. Uno dice, io non ci credo. Non ha molta importanza, perché quando andiamo in regressione vediamo che nel tuo subconscio ci sono dei veri e propri film. Se per esempio uno di questi film dice che se diventi ricco ti ghigliottinano, tu lotti per diventare ricco, poi a un certo punto perdi tutto. Ci sono dei grandi imprenditori, no? Che nella loro vita fanno tipo come le montagne russe, no? Vanno su e poi di punto in bianco crollano. Non è mai nulla di casuale, devi andare a vedere cosa c'è nel tuo subconscio. Quarto, il fatto che, non so, vivi in Italia ti crea dei condizionamenti diversi che se tu fossi in Brasile. La cosa è talmente fisica che se io passo la frontiera, vado all'estero, sento un'aria diversa. L'aria diversa che sento, la sento perché le convinzioni subconsce che ho, perché vivo in Italia, sono diverse da quelle del luogo e diventano fisiche. Questo serbatoio enorme di informazioni, ma anche di potenzialità. Perché? Quando diciamo che facciamo qualcosa in automatico, chi è l'automatico? Perché quando ho imparato a guidare la macchina era un delirio, il freno, la frizione, non tirar sotto nessuno. Adesso uno guida, telefona, fa di tutto e non si ammazza neanche. Chi sta guidando? È il subconscio, che è 500.000 volte più potente della mente conscia. E quindi riesce a fare in parallelo tutte ste robe. Questo, ad esempio, il pensiero positivo ha questo problema. Perché se io, ad esempio, dico voglio avere successo, ma nel subconscio ho la voce di mio padre che da piccolo mi diceva tu sei un fallito, nel tempo che dico voglio avere successo, il subconscio con la voce di mio padre mi ricorda che sono un fallito. E come si fa a cancellare questo subconscio? Questa era stata una delle domande. Quando ho capito tutto questo mi sono posto la domanda. Perché una volta che è stato capito bisogna poi... Esatto. Cioè nel senso... E ci ho impiegato un po', poi è stato grazie studiando Yogananda, Kriyananda, che mi hanno illuminato. Perché mi hanno fatto conoscere che noi abbiamo una terza mente, che è la mente superconscia. Allora, se già il subconscio è sconosciuto, per cui mi hanno detto non andare nel subconscio, che sembrava quei film dell'orrore, non aprite quella porta. Ed è vero, se non ci sai andare in modo opportuno, è un casino, letteralmente, perché lì abbiamo tutte le paure, tutte le sensi di colpa, tutte le emozioni negative. Come faccio a trasformare una roba che è 500.000 volte più potente? Quando ho capito che esisteva il superconscio, ho capito come fare. Da ingegnere è stato semplicissimo. Perché il superconscio è il nostro collegamento al campo quantico di infinito amore e intelligenza. Se è infinito è maggiore di 500.000. Quindi love and gratitude. Certo. Se infinito è maggiore di 500.000, problema risolto. Attraverso il superconscio collegato al campo riesco a trasformare. E all'istante. Ed è esattamente quello che insegno nei miei corsi. Cioè, amore e gratitudine. Allora, il campo quantico, i fisici lo chiamano campo quantico, gli antichi lo chiamavano campo di amore. Visto che uno per tutti e due, non può che coincidere. Quindi io lo chiamo campo quantico di infinito amore e intelligenza. Lì vi accediamo quando? Quando siamo in meditazione. Quando è che siamo in meditazione? Quando siamo in frequenze di amore, gioia, gratitudine e benessere. Siamo lì. Se siamo nelle paure, nelle rabbie, siamo nel subconscio. Allora, tutto sta che io mi collego al superconscio, attraverso il superconscio al campo, e da lì vado a trasformare il mio subconscio, compresa la voce di mio padre. Poi qualcuno dice, ah, ma non è stato così, mio padre mi diceva così. La fisica... Il modello di Copenaghen della fisica, a un certo punto, studiando il fatto che c'è il dualismo onda-particella, il principio di indeterminazione di Heisenberg, i fisici si sono chiesti, ma allora la realtà, che cos'è? Visto che chi osserva determina la realtà. E il loro responso è stato lapidario, la realtà è inconoscibile. Tu puoi solo averne una tua percezione. Allora, io in realtà vivo con la percezione di mio padre. Com'era mio padre? Non lo saprò mai. Ed è interessante vedere, quando io faccio coaching, che vengono da me le persone,
lo verifico puntualmente. Magari viene da me un'intera famiglia, padre, madre, tre figli. Viene la moglie, mi parla del marito, e dico, ma è quello di ieri o è qualcun altro? Per non parlare dei figli, tre figli, sei genitori completamente diversi. Per uno il padre è un dio, per l'altro il padre non esiste. Perché? Perché noi viviamo di percezioni e tutto il bagaglio subconscio che abbiamo ci crea questa percezione. Allora, il primo corso, in due giorni, cosa si impara? Subito a connettersi a questo campo che, come diceva lui, la meditazione è la chiave. Meditazione è essere connessi a quel campo e da lì operare e stare sempre e andare a trovare qualunque paura, qualunque emozione negativa che abbiamo e trasformarla con metodi ingegneristici, cioè ti insegno una procedura, tu la pratichi e la applichi e il risultato è garantito. Tant'è che tutti quelli che la imparano lo fanno. Poi, io ti insegno ad andare in bicicletta, se vuoi vincere il Tour de France c'è un po' da pedalare, ma è tutto semplice e matematico, rigoroso. Ma lei lo applicava anche in azienda, no? Sì, lei, certo. Lo ricordiamo che è stato direttore di diverse aziende importanti italiane anche all'estero e diceva che siccome in ambito aziendale era poco consono utilizzare tipo la parola love and gratitude, utilizzava la scritta bianco sulle slide che faceva vedere poi i dipendenti. Certo, ma anche i clienti. Perché? Cioè love and gratitude, cioè amore e gratitudine, scritto per esempio, magari io adesso non lo so, esatto. Magari adesso è scritto in questa slide, non lo vedo, ma so che l'informazione c'è. C'è scritto l'energia. Lì? Sì, è scritto dappertutto, anche sui miei biglietti da visita, su qualunque le slide, adesso poi le metto in chiaro. Quando ero in azienda agli inizi sembrava che non andasse bene, ma quello che conta è l'energia. Cioè tipo l'IBM lei l'ha utilizzato? L'IBM non faceva ancora queste cose quando ero in Sun Microsystems, l'ho scoperto dopo. Quindi io, la scritta, come insegna anche Masaru Emoto, ha una sua energia. Lei è stato allievo di Masaru Emoto, no? Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di studiare quello che lui ha fatto, l'ho incontrato due volte, una persona estremamente mite, la mitezza mi aveva colpito molto e i suoi studi sull'acqua sono esemplari. L'acqua è veramente il costituente della vita. Di recente ho fatto una serata solo dedicata a questo. L'acqua è talmente sofisticata che si ricominciamo a capirla solo con la QED, con l'elettrodinamica quantistica. Se la si affronta con, su cui hanno studiato, ha lavorato 6 premi Nobel, tanto per entrarci, sulla QED, si comincia a capire la potenza dell'acqua e la memoria dell'acqua. L'esperimento di Luc Montagnier, premio Nobel di medicina, sulle memorie dell'acqua è esemplare. La memoria dell'acqua, tra l'altro lei ha detto che c'è stato un grosso problema in Svizzera dove era stata trovata la presenza della pillola anticoncezionale nelle falde dell'acqua, cioè la memoria della pillola. Perché chimicamente veniva tolta, però la memoria basta, avanza. Quindi poi allora c'era stato un po' di anni fa quando andavo lì, era stato sollevato il problema, solo che per cancellare quella memoria dovevano spendere 1 miliardo di franchi, quindi non è mai stato fatto. Per esempio io uso un'apparecchiatura a casa che riprogramma le memorie dell'acqua, ma in verità basta il nostro pensiero, come dice Masaru Emoto, e lo dimostra. In che senso riprogramma? Cioè lei beve acqua in bottiglia o del rubinetto? No, ho un'apparecchiatura collegata all'acqua del rubinetto che la alcalinizza, la riprogramma le memorie, eccetera, in modo tale da... E che memorie dà quest'acqua? Li carichiamo di memoria d'amore e gratitudine, ma lo possiamo fare benissimo anche con il nostro pensiero, come dimostra Masaru Emoto, perché il pensiero è energia, è tutta energia. Il grosso cambiamento è ragionare per energia, cominciare a pensare che tutto è solo energia e informazione e non materia. E allora lì rivediamo tutta la nostra vita e vediamo anche che la possiamo trasformare. Se io guardo i miei soldi come materia, mi perdo 1 miliardo di informazioni sui miei soldi. Per esempio, proprio con le tecniche che anche io insegno, eccetera,
dove si lavora con l'energia e l'informazione, se io ho un problema non è un caso, perché il caso non esiste, come diceva Einstein, nel nome di Dio quando agisce in incognito. Il caso in verità è sincronico, quindi tutto quello che mi accade è in risonanza sincronico con quello che io ho dentro. Allora, qualunque cosa mi succeda fuori è un ottimo segnale che mi dice che cosa dentro di me sta provocando quello. Allora vado a cercare nel mio subconscio cosa sta generando quella cosa e lo vado a trasformare. Quando l'ho trasformato non mi accadrà più quello. Quindi bere acqua del rubinetto o acqua in bottiglia, normale, va bene o non va bene? Allora, ci sono una serie di problemi. Uno, vabbè, le dimensioni del cluster, che è grosso, cioè l'agglomerato di molecole, che invece andrebbero piccole. Poi, diciamo che di base quello che fa sempre bene è qualunque cibo, qualunque bevanda, io gli mando amore e gratitudine dal cuore, mi connetto al campo, gli mando amore e gratitudine, e questo gli carica di quella energia. Consideriamo che acqua, cibi, si portano dietro le memorie della loro storia. Quindi lei è vegetariano, se non vegano? Sono, diciamo, vegetariano tendente al vegano, perché qualche volta è un po' di formaggio. Quindi carne e pesce, come lo vede? Sono la causa. Quando non è vegetariano, giusto? Certo. Quando non è vegetariano, già allora, ricordo che lui per 2 o 3 mesi non mangia e non beve, quindi questo è... Io dico quasi... Il nostro corpo è intelligente, sintetizza tutto se c'è bisogno. Poi, il problema, lo dice benissimo Campbell, lo dimostra con China Study, è che le proteine animali sono la causa numero uno delle patologie che degenerano. Quindi, infatti, la sua ricetta è vegetale, naturale, alcalino. Vegetale, frutta e verdura crudi. Naturale, biologico, no zuccheri, no farine, tutto quello che è biologico, e alcalino, tutto ciò che alcalinizza, che siano cibi, che siano bevande. E quella è la ricetta dell'alimentazione secondo il nostro progetto biologico, per come siamo fatti. Non è che... E China Study veramente ha rivoluzionato il concetto di alimentazione. E infatti mi piace molto Palmisano. Beh, diceva che anche il pesce. Ah, dottor Palmisano, la lascio finire. Dottor Palmisano, che è un'altra persona che io ho conosciuto molto mite, e ha questo libro bellissimo, Alcalinizzativi e Ionizzativi, dove racconta tutto, spiega benissimo, e ha fatto questo lavoro incredibile. Ogni, diciamo, cibo, bevanda, ha misurato qual è il suo grado di pH. Quindi quello che alcalinizza è quello che acidifica. Quindi quando lei non si, diciamo, alimenta di energia e si deve alimentare con il cibo, sì, che cosa mangia? Verdure, principalmente verdure, frutta. Carne no? No, proteine carne no, sono 10 anni. Ma neanche anni. Pesce, neanche diceva pesce. Che il pesce lei non lo mangia, a parte vabbè. Perché, pesce, come dicevo, anche il vantaggio oggi che è tutto radioattivo, quindi... Vantaggio o svantaggio? visto che Fujiyama continua a riversare tonnellate di radioattività, i mari sono radioattivi, quindi il pesce è radioattivo. Noi non è che ovviamente fa bene la radioattività. Poi diceva che addirittura la Cina adesso ha deciso di lasciare... Il Giappone. Ah, il Giappone. Che loro hanno fatto delle grosse vasche di contenimento di acqua radioattiva. Di un mesetto fa la notizia che sembra che anche questa la vogliono rilasciare. Ma comunque Fujiyama continua a scaricare radioattività. E questa radioattività raggiunge, ha già raggiunto perché tutti i mari. Perché hanno avuto un grosso danno con quello che c'è stato, col terremoto, lo tsunami e... Non l'hanno ancora comunque risolto e questo rilascio di radioattività è continuo. Certo. Il pesce che noi ci mangiamo è... Ci rende luminosi e brillanti. Luminosi. Bene, adesso ci dobbiamo lasciare per qualche minuto perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ma state con noi perché ci rivediamo tra poco. Ultima parte. Bene, tornati in studio, ovviamente quando noi ci lasciamo per qualche secondo per la pubblicità noi continuiamo a parlare, a dialogare. Allora, abbiamo gli ultimi minuti a disposizione, do ad ognuno di voi le conclusioni di questa puntata. A Domizio Cipriani chiedo di spiegarci che cosa fa allora ancora nella quotidianità. C'è anche la preghiera, no? I mantra.
Sì, praticamente ognuno di noi, allora prima di tutto c'è la pratica, come dicevo, fisica, quindi per cui io pratico yoga tutte le sere, lo yoga in silenzio e lo yoga del ritorno alla fonte, all'energia matriarcale dell'OM, della frequenza del pianeta. E oltre a questo, diciamo che noi insegniamo a visualizzare il tuo desiderio, del tuo futuro, non del futuro degli altri. Quindi per cui è molto semplice facendolo, registrandosi sul telefono, fai un tuo video dicendo io vorrei essere questo, vorrei fare questo, poi tramite l'apertura del terzo occhio, che è appunto la, diciamo così, la ghiandola pineale, concentrando i due occhi qua, restando concentrati nel silenzio, si arriva quando praticamente ad avere un po' una visione di come una nube, Quando si arriva in quel momento lì, si può fare una tecnica di autoipnosi guardando un caleidoscopio, perché praticamente tutto va insieme, è come si viene proiettati. Cioè proprio guardando nel caleidoscopio? Sì, nel caleidoscopio, quando si è aperto il terzo occhio, in quel momento lì riesci a impressionare praticamente il tuo subconscio, come diceva prima Giovanni, e lo impressioni con la tua volontà del tuo futuro, col tuo desiderio del futuro, non quello della Mercedes, della Louis Vuitton, che ho bisogno della borsa perché tutti hanno la borsa, per fare un esempio. Da lì, praticamente, io ogni momento della giornata, quando magari mi sto innervosendo qualcosa che sento, mi ricollego facendo il mio mantra di cosa voglio io nel futuro. Io voglio il benessere mio e altrui, per esempio io dico 3 volte, io curo, io guarisco, io proteggo, io benedico me, la mia famiglia, il gruppo, la razza, l'umanità, la galassia, il cosmo tutto intero, tutti gli universi che mi circondano, per una vita nella gioia, nella grazia, nella gratitudine e nella beatitudine. Così facendo, ritorno nel momento presente. Quindi questo è il suo mantra o è un mantra che questo gli hanno? Questo è il mio mantra, l'ho fatto io. Però si può cominciare dai mantra conosciuti, però il mio suggerimento è quello di arrivare al proprio, in modo di essere co-creatori, perché è spiegato dalle antiche filosofie, dalle antiche tecniche spirituali, che noi se siamo collegati col campo e siamo in presenza nel qui e ora, praticamente siamo allineati con un desiderio disinteressato, perciò abbiamo una visione di quello che vogliamo. La visione, se la trasformiamo in emozione, il cuore è 500.000 volte più forte, adesso non so, in rapporti matematici, e se riusciamo a trasformarlo con la Ra, il nostro punto vitale, in visione, come se noi fossimo già dentro in quel futuro che noi desideriamo, la mente conscia non è in grado di riconoscere se una cosa è realtà o se una cosa è finzione. Si impressiona solo attraverso le emozioni e attraverso la visione. Quindi per cui quello che noi insegniamo o diciamo così portiamo ad allenare nei nostri corsi e nei nostri corsi, nelle nostre letture, nelle nostre riunioni, è sempre quello del ritorno alla fonte, del ritorno all'energia primordiale, che è poi l'OM, la frequenza divina. E poi tutto ha varie sfaccettature, e secondo me io invito tutti a frequentare almeno una volta i corsi, tanto sono weekend di Giovanni. Ecco, ma chi sono le persone, chi sono i templari? Allora, i templari erano... Lei è un templare, no? Oggi non ha la... Io sono un templare, ma templare bisogna esserlo con l'anima, con lo spirito, non solo con un mantello, con un diploma o con una grandissima medaglia. Noi abbiamo contatti con tutte le principali istituzioni a livello mondiale, abbiamo membri di altissimo calibro, siamo invitati alle cerimonie pubbliche e fondamentalmente... Noi ci identifichiamo come i portatori della conoscenza antica, che ci è stata trasmessa. E c'è che un alfabeto, per esempio, che... Vediamo se la regia me lo manda, l'alfabeto quello... Quello era l'alfabeto segreto. Ecco. Era per decodificare dei codici. E poi c'era vediamo anche... Vediamo se la regia arriva con questo alfabeto segreto. C'era anche una cosa simpatica, perché i templari del Medioevo... Questo è l'alfabeto segreto? O questo sono qui era un altro... Alfabeto segreto della Far più C. Sì, questo è quello dei Rosa Croce e dei Frères Aînés della Rosa Croix, per comunicare tra loro in forma riservata. Quello segreto dei templari era contenuto nella Croce di Oriente, che dovrebbe essere nelle slide. Ma lei è capace di leggerlo? No, io vi dico la verità. Ah.
C'è qualcuno che è in questo grado? Questo qui, per esempio, questo qui è il simbolo, diciamo il blasone di uno degli imperatori dei Frères René Rose Croix, che praticamente mostra il pellicano, questo qui era un vescovo, si vede dal cappello, e mostra come il pellicano si toglie, diciamo così, dall'interiore per nutrire i suoi figli. Allora, la vera simbologia dei Rosa Croce, dove c'è scritto INRI sopra, Igne Natura Renovatur Integra, è il pellicano con tre piccoli, che rappresenta la Trinità e rappresenta la parte alchimica, zolfo, mercurio. E sale. Perché gli altri sono tutte modificazioni, sono tutte modifiche massoniche legate a delle distrazioni dalla vera verità. Comunque torniamo all'alfabeto templare. L'alfabeto templare è molto interessante sapere che praticamente i primi templari erano anche i banchieri, perché praticamente avevano inventato la lettera di credito. La lettera di credito perché nei pellegrinaggi che si faceva c'erano molti predoni, e praticamente avevano inventato questo metodo che il pellegrino che partiva lasciava i suoi averi in una commenda templare e poi a destinazione o lungo il percorso, facendo vedere questa pergamena con questi simboli segreti, l'intermediario era in grado, in base a un decodificatore di questo alfabeto, di conoscere e di identificare il soggetto, come la nostra lettera di credito attuale. Cioè con la carta di credito? No. Tipo una lettera di credito, una garanzia bancaria. Eccolo qua. Praticamente questo, adesso qui non si vede, ma ha due colori, c'ha le punte esterne che sono bianche, le punte interne che sono rosse, e sganciati ogni elemento corrisponde a una lettera, e se voi vedete in alto c'è scritto AIO. AIO è un'invocazione antica, di praticamente un mantra per ricollegarsi a dei geni e a degli eoni, che poi i geni e gli eoni hanno tutta, ognuno agisce su determinate, sono collegati agli arcangeli e ognuno agisce in connessione con degli organi interni e con delle forze, diciamo così, celesti legate ai pianeti. Quindi per cui tutto è collegato, c'è una pletora di cose da approfondire. E ognuno di noi si specializza come nelle arti marziali, ognuno trova la sua tecnica a lui più affine, perché conoscere tutto presumo che sia, ci voglia veramente un elaboratore quantico per arrivare a conoscere tutto. Però è bene anche poter condividere, dove anche chi ha studiato storia o chi ha studiato astronomia o chi ha studiato fisica, il nostro è appunto un punto di ritrovo neutrale che abbiamo voluto creare per condividere e sviluppare tutti questi argomenti. Abbiamo un forum gratuito dove si può partecipare, dove si può commentare, chiaramente in etica, che se qualcuno ci deve dare degli idioti, ok, ci dia degli idioti, ma resta in una vibrazione che non ci interessa. Se qualcuno ci deve dare idee produttive, beh, è il benvenuto. Beh, oggi ne avete condivise parecchie con noi, quindi la ringrazio. Grazie a voi. Ultime battute anche con l'ingegnere Vota, non mi ricordo qual era l'argomento. A proposito di energia, siamo in un momento in cui abbiamo la crisi energetica, no? Stiamo finendo tutto ciò che è utilizzabile dalla terra per produrre energia. Diciamo che noi stiamo ancora usando il metodo più primitivo per produrre energia, che è usare combustibile fossile. In realtà, come ho detto prima, noi viviamo immersi nel campo quantico di infinito amore e intelligenza, e quindi l'energia che ci circonda è praticamente infinita. Cioè, se io vado a calcolare quanta energia serve in un anno a tutto il pianeta Terra e prendo un centimetro cubo qua, cioè energia per migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di anni. È quella che chi fa pranoterapia, quando si usa tai chi, qigong, è quella energia. Poi uno dice, ma tecnicamente con le macchine sì, lo si sa fare, lo si sa utilizzare. Forse qualcuno si ricorderà quando è nata la fusione fredda, che era stata esaltata, poi Pons e l'altro l'hanno massacrati. In verità io ho ritrovato tutti i documenti di analisi e funziona benissimo. Cosa fa? Semplicemente usa questa energia qua,
Tesla lo faceva, gli antichi sapevano usarlo, gli antichi hanno costruito le piramidi, di cui appunto noi non siamo in grado di costruirne una sola, di tutte le migliaia che ci sono. Come facevano? Beh, avevano sicuramente il controllo della gravità e sapevano accedere a questa energia in cui noi siamo immersi. Una battuta che a volte uso, dico, ma tu hai mai visto un UFO col serbatoio di benzina? Quando ci dicono che per andare nello spazio devi caricare un missile di benzina, ti ci siedi di sopra e ti sparano su, beh, è un po' una presa per in giro, perché chiaramente non è così che si viaggia nello spazio. Si viaggia nello spazio usando questa energia infinita in cui noi siamo immersi. Tra l'altro la NASA tanto in tanto ammette che testano questi motori chiamati EM Drive, e i quali sono motori che usano questa energia, in cui noi siamo immersi. E allora il problema energetico è come tutto il resto. Paure che ci vogliono creare per tenerci lì. L'unica soluzione è vivere alti di frequenze, noi, in amore e gratitudine. A quel punto, e loro, diciamo, loro sanno che hanno già perso. La legge di Maharishi della meditazione è chiarissima. Maharishi, questo fisico e guru indiano, che è stato guru della Big Generation, dei Beatles, Mira Farrow, Rolling Stone, lui con gli esperimenti ha dimostrato che quando la funzione che legge effetti misurabili nella società della meditazione è esponenziale, quindi è 100 volte il quadrato dei meditatori. Io riporto due delle centinaia di esperimenti, quello a Washington e quello dei 2 anni della guerra nel Libano. Ogni volta che c'erano gruppi che meditavano, il conflitto si riduceva di metà, la cooperazione saliva, i morti diminuivano dell'80%. Neanche la situazione di guerra, noi siamo impotenti. Con la legge di Maharishi che dice che l'effetto è 100 volte il quadrato dei meditatori, quando tu mediti, aiuti misurabili 100 persone, in 2 400, in 3 900, aiutare il pianeta bastano 8.000 persone, e oggi che meditano sono milioni, e il cambiamento c'è e fortunatamente inarrestabile. Ecco, lei che cosa pensa dell'omeopatia? L'omeopatia, lo dico chiarissimo, è la stessa truffa del CD musicale. Cioè? Ho guardato al microscopio il CD musicale e non ho visto nessuno che suona la chitarra. È informazione, non è materia. Quindi l'informazione portata nell'acqua che va a riorganizzare le nostre cellule. Tra l'altro, proprio con la QED, la moderna fisica, io certe le patologie le ho non perché mi manca magari la materia, ma perché ho un'errata comunicazione. In una delle serate che ho registrato su YouTube ne parlo a lungo, su Sorella Acqua. L'acqua porta informazione, Montagnier l'ha dimostrato con i suoi esperimenti, e con quell'informazione vado a riaggiustare eventuali problemi di comunicazione interna. L'acqua è veramente la sostanza, funziona solo con l'acqua, perché se io ci metto altre sostanze liquide non funziona, e l'acqua è veramente la portatrice di vita. E non per niente noi in numero di molecole siamo al 99% di acqua, che nessuno se ne occupa, ma quel 99% qualcosa ci starà a fare. E l'altro 1% cos'è? Tutto il resto, il DNA, tutto il resto fa l'1%. Il 99% è acqua, perché è quella che porta l'informazione. Montagnier nel suo esperimento cosa ha fatto? Ha preso del DNA, l'ha messo nell'acqua, poi man mano che aggiungeva acqua, a un certo punto si è visto che trasmetteva informazioni, c'era una radiazione, una trasformazione di informazioni. Quell'informazione è stata registrata, tipo un MP3, e via internet trasmessa a un laboratorio a 1.000 chilometri di distanza. Non c'era quindi contatto biologico. Nell'altro laboratorio hanno preso questa informazione, l'hanno trasmessa dell'acqua, poi dopo un po' hanno sospeso la trasmissione e ci hanno messo quello che si chiama il kit KPC, che è un premio Nobel della chimica, che sono i costituenti del DNA. Proprio come dire, gli atomi, l'hanno messi lì,
Dopo un po' lì c'era di nuovo esattamente il DNA di partenza, non un altro, quello di partenza. E l'altra cosa interessante è che per costruire l'informazione non è un'informazione tipo computer di Shannon, per dire del teorema di Shannon. Io ho un computer gli devo dire dall'A alla Z, se sbaglio un bit non funziona più. Nei sistemi biologici invece basta un pezzo di informazione e lui si ricostruisce tutto quello che manca. Quindi noi siamo veramente un progetto alcalino, di acqua, estremamente sofisticato e intelligente. E l'omeopatia è questo, non solo, vale anche il famoso principio del minimo stimolo, che è del 1850, il quale ha dimostrato che la risposta dell'organismo è logaritmica non lineare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mio organismo risponde in modo esponenziale a sollecitazioni leggere. Più è leggero lo stimolo, più forte è la risposta dell'organismo. E quali sono le cose più leggere? Il pensiero. Per cui se io ho pensieri di amore e gratitudine, il mio organismo reagisce in modo positivo, misurabile coi biofeedback. Se invece ho pensieri di rabbia, paura e sensi di colpa, mi ammalo. Ultima battuta, ultima domanda che le faccio, curiosando sul suo sito, visto che lei si è fatto l'analisi del DNA. Ah sì, mi sono divertito a farmela fare, è molto interessante perché risulta che al 70% sono un italiano vero, perché il mio DNA è italiano, 15% nordico e forse lì i miei occhi verdi e un 15% ispanico, per cui amo il caldo e il mare. E, infatti io sono un italiano vero, la mia canzone. Perché si è fatto fare per la curiosità lo fanno un laboratorio di Houston e costa 50 euro, uno con la saliva lo fanno e vedere un po' così le origini. Alcuni dicono che non è precisissimo eccetera, però intanto è interessante. No, l'ho detto proprio per far capire che persone eclettiche sono, aperte a qualsiasi, diciamo, informazione, no? Certo. E lei se l'è fatto fare, lo sapeva di questa cosa del DNA? No, ma mi incuriosisce. Io l'avevo letto, però non avevo mai conosciuto nessuno. Sì. Devo dire che io avevo fatto una trasmissione con i britariani, cioè con i respiriani, però lei dice giustamente che non è giusto perché non ci si nutre la traduzione è diversa, perché comunque ci si nutre da energia. E devo dire che la mia impressione era stata quella che queste persone non avessero, cioè non fossero presenti di materia fisica. Mentre lei comunque la sento, no? Premesso, io non vivo sempre bretariano, vado a periodi, ma tanti però bretariani non sono magri. Però senza né mangiare né bere, mi inchino. No, ma si sta benissimo. E quando uno sta meglio, perché a quel punto non abbiamo più la digestione, e tutta l'energia va al nostro corpo fisico e alla nostra mente. Quindi è diverso comunque dal digiuno, diciamo, terapeutico. Non è digiuno. Guidato. No, perché il digiuno uno non si alimenta. Qua uno si alimenta, ma anziché alimentarsi di materia, si alimenta direttamente di energia in cui siamo immersi. Ma c'è qualche detrattore che gli ha detto no, non è vero, non è possibile? Pieno, ma voglio dire, anche quelli che dicono che l'omeopatia non funziona, quelli che dicono che l'effetto placebo è una grandissima cosa. Cioè basta che penso, credo, di convinco di guarire, guarisco, all'accidenti, è una cosa formidabile. L'effetto dei pensieri, l'ipnosi, sono gli stessi. Allora, io sono ingegnere informatico elettronico, però se io chiedessi a un mio collega civile, lui mi dimostra in modo matematico che è impossibile che esista il computer. La sua matematica è così, la sua fisica è così. Uno dice esiste, però esiste. Ah, non importa, la scienza mi dice che non esiste. Nello stesso linguaggio ti dicono... Visto che lei comunque è un ingegnere, conosce tantissimi professori, medici, scienziati, fisici, ci credono o non ci credono? C'è un grossissimo movimento. Ad esempio ai miei corsi vengono tanti psichiatri, psicoterapeuti, medici, perché poi loro integrano questo nella loro professione, facendola molto meglio di me, perché poi io sono un ingegnere, loro invece sono in questo settore. C'è un cambiamento evidente,
evidente proprio perché le frequenze stanno salendo grazie a Marisci. Io dico una cosa, nel 90 quando ho cominciato a occuparmi di queste cose in Italia c'era una sola libreria che le trattava, era una famosa libreria esoterica che c'era la fermata San Babila di Milano, che me la ricordo come fosse adesso, dove c'erano questi libri sparsi per terra. Adesso è pieno, è evidente il cambiamento, c'è ed è inarrestabile. Bene, noi siamo qui anche per far questo, quindi spero che nelle sue slide, nelle cose adesso scriveremo anche noi, love e gratitudine di nascosto, in tutte le trasmissioni lo faremo. Namaste, io sulle mie slide c'è, namaste che è e love e gratitudine. Vediamo se possiamo inserirlo anche nel nostro marchio, nel nostro marchio televisivo. Io vi ringrazio, ringrazio anche Domizio Cipriani per aver portato tutta la conoscenza dei Templari, di Monte Carlo, giusto? Esattamente qual era il nome, che non me lo ricordo, ma andarlo a prendere. L'Ordine di Gerusalemme del Principato di Monaco. L'Ordine Templari di Gerusalemme del Principato però di Monaco. Siamo in tutto il mondo e anche... In quanti siete? Siamo tanti. Tanti. Quanti bastano per il cambiamento? Però non c'è un elenco di persone, rimane comunque sempre un po' un velo di segreto. Anche se oggi un po' l'abbiamo svelato, un pochino siamo entrati... Ma anche la parte più segreta. Grazie per aver condiviso la vostra conoscenza con noi. Anche la parte più segreta e più riservata dell'ordine, che è il priorato di Sion, praticamente dice: per nascondere una verità rendila evidente. Ah, bello. Bisogna leggere e rileggere anche questo testo, no, che lei ha scritto. Ma soprattutto bisogna sublimare dalla lettura, bisogna far uscire la propria parte che viene fuori dalle letture. Le letture servono solo a confermare, perché abbiamo tutto dentro di noi. Io vi ringrazio per la vostra condivisione, la vostra esperienza, la vostra simpatia, i vostri sorrisi che avete portato, e auguro ai nostri telespettatori di avervi fatto passare una buona serata. Vi ricordo che la nostra trasmissione la potete rivedere sul nostro canale YouTube oppure sul nostro sito internet, dove trovate anche poi tutti i riferimenti degli ospiti che ci vengono a trovare. Vi ringrazio e buon proseguimento con i nostri programmi e love and gratitude, giusto? Amore e gratitudine a tutti voi. Grazie. Love and gratitude.